I vantaggi che derivano dall'utilizzo dei dati nelle scienze umane, soprattutto se queste sono abbinate a una politica della scienza aperta, sono molteplici, come l'uso di pratiche che favoriscano una ricerca trasparente o lo sviluppo di infrastrutture che possano democratizzare l'accesso alle risorse digitali. Un esempio in questo senso è il progetto pilota portato avanti dallo scorso anno accademico dall'Università degli Studi di Milano, che include nella formazione di dottorandi e dottorande la stesura di un data management plan, ovvero di un documento che attesti in maniera chiara e lineare l'intero ciclo vita dei dati della propria ricerca. L'obiettivo è quello di incoraggiare a mettere a disposizione in maniera open access i propri dati per favorire ulteriori ricerche e anche la creazione di un dialogo in ambito interdisciplinare. Ho deciso di partecipare a questo progetto in quanto da umanista era fondamentale per me imparare a gestire i dati della mia ricerca, che prevede la costruzione di un corpus di testi femministi inglesi pubblicati tra il 1850 e il 1914 e la sua successiva analisi linguistica. Anche grazie alla mia tutor, la professoressa Pinnavaia, è stato possibile stendere un piano chiaro e lineare che mi accompagnerà negli anni del dottorato e il cui obiettivo finale è la messa a disposizione in modalità open access del mio corpus e dei miei dati per favorire ulteriori ricerche, ma anche la condivisione di prospettive, metodi e conoscenze, come già suggerito anche dall'UNESCO nella sua Recommendation on Open Science.